Ciao ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi condividerò con voi 10 bestseller che secondo me tutte noi dovremmo avere nella nostra makeup collection. In realtà sarà un mix makeup, hair care e skin care. Il video in collaborazione con Lookfantastic in questo periodo sta facendo la campagna dei Most Wanted, ovvero dei prodotti bestseller Lookfantastic, i prodotti che sono stati più venduti l'anno scorso. Ovviamente non so esattamente quali siano questi prodotti, ma io oggi verrò qui e condividerò i miei 10 bestseller, quelli che secondo me sono proprio assoluto must, prodotti top che vi piacciono tantissimo e che se li potete acquistare scontati, perché no? Quindi nel box informazioni vi metto la lista dei Most Wanted, tutti i prodotti che cito ovviamente, e se fate shopping su Lookfantastic mi raccomando di utilizzare il codice LFFANCI che comunque vi dà sempre un po' di sconto sul vostro carrello. Quindi senza parlare di chiacchiere, iniziamo. Iniziamo dal make up e iniziamo per ordine di applicazione. Quindi primo prodotto che per me è stato assolutamente un bestseller di quest'anno, dell'anno scorso, eccetera, eccetera, ovvero il primer idratante di Laura Mercier. Questo qui è Laura Mercier Pure Canvas Primer Hydrating, è una sorta di cremina idratante, è pazzesco perché è il classico prodotto che in questa stagione, soprattutto da appunto per me da novembre fino presumo tra ancora un mese, 2 mesi, perché adesso stavo guardando fuori dalla finestra e sta nevicando, cioè com'è possibile? Ieri c'erano 8 gradi, oggi nevica, domani ce ne saranno meno 30, il giorno dopo ce ne sono 14, benvenuti a Toronto. Ma la mia pelle, devo dire che con il fatto che ci sono questi sbalzi di temperatura, ha bisogno di un extra strato di idratazione e questo è perfetto perché sembra proprio di applicarsi una crema e fa durare anche il trucco di più. Quindi se avete la pelle secca, se avete una pelle matura, questo qui è uno dei miei primer preferiti o se anche voi come me state avendo l'esperienza che la vostra pelle è un po' più secca. In alcune zone questo primer è uno dei miei primer preferiti da anni. Inoltre se prendete la taglia, questa qui piccolina, costa meno e soprattutto vi dura tutta la stagione. Sapete poi che la stagione finisce, lo finite, perché ovviamente d'estate, cioè a meno che non avete proprio la pelle super super secca, presumo di no, proprio prodotti idratanti magari no. Però questo qui è il formato che io utilizzo sempre ogni anno, quindi ogni anno lo compro ad inizio stagione e poi di solito prima che arrivi l'estate il caldo di solito lo finisco e quindi è perfetto. Questo qui assolutamente bestseller. Laura Mercier comunque stavo pensando in questi giorni tra i brand un po' sottovalutati. Altro brand che proprio non viene mai calcolato da nessuno, però ha secondo me dei prodotti veramente validi, cioè a parte la cipria di Laura Mercier che tutti conoscono e che sicuramente tra le più vendute anche su Lookfantastic, cioè non ci sono altri prodotti che sono tipo super famosi, ma secondo me ci sono un sacco di prodotti della linea che sono molto molto validi. Altro prodotto sempre per la base, anche qui altro sottovalutato, ma questo è tipo uno dei miei blush preferiti in crema d'estate, quindi la stagione calda sta arrivando e sta arrivando il suo momento e sto parlando di un blush in crema. Siete sorpresa da questa cosa? Di Bobbi Brown, chiedo perdono per le condizioni del mio blush, ma è tipo super amato. Questo qui è un blush in crema da una formulazione gel. La ragione per cui questo mi piace perché pigmentato, ma facile comunque da sfumare. Si può sfumare assolutamente con le dita, cioè io adoro. Di solito quello che faccio lo metto un po' così sul dorso della mano e poi lo vado e lo applico. D'estate mi piace perché questo qui ha una texture extra extra sottile, ma nonostante abbia questa texture extra sottile, soprattutto per quando sono abbronzata, questa formulazione mi piace tantissimo. Ha una durata pazzesca. Anche questo è perfetto se avete la pelle matura, perché non avendo una formulazione secca è perfetto, perché ovviamente una pelle matura ha bisogno di formulazioni che non siano troppo secche, perché sennò andate ad evidenziare e a risaltare, insomma, le linee di espressione, le rughette. Questa qui è uno dei miei blush preferiti. E inoltre, questo qui è praticamente, cioè non voglio dire che è identico perché non è identico, ma come formulazione è molto simile a un altro dei miei blush preferiti. Aspettate che ve lo apro, ce la posso fare. Ed è questo blush di Patrick Ta. Questo qui è un duo che ha all'interno un prodotto in crema. Queste due creme sono praticamente la stessa formula. Questo di Patrick Ta è molto più difficile da reperire, di solito non è... Di solito non è mai in stock, quindi se volevate provare, diciamo, questo blush in crema, prendete questo di Bobbi Brown, perché è praticamente la stessa cosa ed è pazzesco. Anche qui, molto probabilmente adesso che arriva la stagione calda, comprerò un altro colore e prenderò tipo un rosa corallato, eccetera, eccetera. Magari vi metto poi la tonalità che è tipo nella mia wishlist qui sotto nel box informazioni, ma questi blush anche qui super sottovalutati. Bobbi Brown, altro brand che nessuno si caca, ma che devo dire che tra i miei brand preferiti. Poi
altro prodotto che secondo me tutti dovrebbero avere, cioè è il prodotto classico Passepartout, il prodotto che non dice nulla ma io lo devo sempre avere con me, ed è il MAC Paint Pot nella tonalità Groundwork. Non sto qui a parlarvene 100 ore perché sapete che tipo il mio ombretto base marrone preferito. Questo qui è proprio un ombretto base marroncino che io vado ad applicare sulla palpebra, lo applico da solo, metto mascara, eyeliner, esco di casa, oppure questa qui è la base perfetta per tutti i miei ombretti preferiti glitterati. Sopra per me questo qui è un ombretto pazzesco. Poi la cosa che mi piace di questo ombretto base è che non è completamente matte, quindi anche qui è perfetto per un sacco di tipologie di palpebre, se avete una palpebra secca, se avete una palpebra matura, perché non è secco, perché è pazzesco, tra parentesi. Aspettate perché devo spiegarvi. Perché il fatto è questo: se tu hai un ombretto in crema e questa formulazione è un po' secchina, solo poche persone possono utilizzarla. Invece se tu crei una formulazione così, che sia cremosa, che si va a settare ma non è troppo secca, sia le persone che hanno la palpebra secca e la palpebra matura possono utilizzarlo, ma anche le persone che hanno una palpebra grassa, perché poi puoi andarci sopra con un ombretto dello stesso colore, lo vai a fissare e non si sposta più. Quindi prodotto trasversale, classico, best seller, sempre nella mia makeup collection sarà, e quindi ve lo volevo assolutamente citare in questo video. Poi, ultimi prodotti makeup best seller che del tipo sono diventati i miei rossetti preferiti, parliamo dei rossetti Lip Power di Armani, la mia tonalità preferita. Abbiamo la 109, che è la tonalità nude, che come vedete è bella bella utilizzata, ma anche la tonalità 401, che è una tonalità rossa, è pazzesca. Questi rossetti hanno una durata ottima, cioè per la formulazione che non è matte, essendo appunto cremosa, hanno una durata pazzesca. Cioè ci sono dei rossetti cremosi che tu metti tipo soffia il vento e il rossetto se ne va, cioè proprio via col vento, mentre questi, nonostante abbiano questa formulazione, quindi non siano super secchi, sono cremosi, leggermente lucidini ma non troppo, hanno comunque un'ottima durata. Ovvio durano come un rossetto liquido matte che si fissa, che transfer proof eccetera eccetera, no, però questi sono molto più user friendly, li puoi riapplicare durante il giorno, non ti devi preoccupare che ti rimane tipo una linea che ti rimane di solito con i rossetti liquidi, veramente pazzeschi. Questi sono altri prodotti che secondo me sono le gemme in brand che nessuno si calcola. Se li avete provati, se ne avete uno, fatemi sapere perché sono troppo curiosa di sapere i vostri feedback, ma questi per me sono stati la scoperta dell'anno scorso e del tipo come ho fatto a vivere senza. Anche qui molto probabilmente comprerò altri colori perché sono tipo le mie formulazioni preferite e trovo che questi qui li ho sempre in borsa e mi piace averli, riapplicarli, utilizzarli e li amo. Insomma, stiamo parlando dei miei prodotti preferiti best seller da avere, quindi come immaginerete li amo profondamente. Poi parliamo di prodotti best seller hair care. Credo che questo prodotto non vi stupirà, sono quasi sicura che questo sia anche un prodotto best seller, chissà come mai. Sto parlando del siero capelli Grow Gorgeous Intense. Non voglio stare qui a parlare 100 ore perché vi ho fatto una testa così, è dall'anno scorso che ve ne parlo. È stato il siero che mi ha permesso di fare rinascere i miei capelli. Ora ho tutti baby hair ovunque, tutti i capelli stanno crescendo, ormai non sono più baby hair, sono tipo bambini. Non sono baby, sono dei bambini perché stanno crescendo, non sono ancora indipendenti, quindi hanno ancora bisogno di crescere. Ma questo è il siero che veramente ha fatto la differenza quando ero disperata causa perdita capelli post-covid. Questo qui è stato il siero che mi ha aiutato. Anche qui è un best seller, chissà come mai, magari l'avete preso anche voi sotto mio consiglio. Se l'avete preso, penso che anche voi abbiate potuto vedere la differenza con questo prodotto. Come sempre vi dico, con questo prodotto non andate e mettetevene 150 litri diciamo di prodotto, perché sennò poi vi sporcate i capelli. Mi raccomando, seguite le istruzioni, ci sono tantissimi video in cui ne parlo, quindi non voglio stare qui ad annoiarvi e dire un po' sempre le stesse cose, ma questo qui devo assolutamente citarlo perché è un best seller, chissà come mai, lo amo, per me sarà sempre best seller, cioè forever. Visto i capelli che mi trovo e visto la facilità con cui i miei capelli tipo decidono di cadere se sono stressata, se mi viene il covid, se altre cose succedono, insomma i miei capelli, possiamo stare sulla mia testa, ok, perfetto. Altro prodotto best seller, adesso best seller per me, ora best seller non lo so, presumo di sì. Parliamo della spazzola, questa qui, Wet di Tangle Teaser, consigliata da voi l'anno scorso, e del tipo
come ho fatto a vivere senza. Questa è la spazzola che vi consiglio di utilizzare quando voi avete i capelli bagnati, se avete i capelli ricci bagnati, se andate al mare, se andate in piscina, questa è la spazzola da avere nella vostra borsa, perché questa spazzola è più delicata sui capelli bagnati. Quindi se voi state già avendo perdita dei capelli e non volete utilizzare qualcosa che vi vada a strappare tutti i capelli che con fatica state cercando di tenere sulla vostra testa, questa qui è la spazzola per voi. Poi ovvio un po' di capelli li strappa, però cioè ci sono spazzole che tipo quando spazzolo il capello, cioè c'ho talmente tanti capelli che dico ma me ne è rimasto qualcuno attaccato alla testa oppure no, mentre questa qui trovo che sia molto molto più delicata. Ovviamente si può utilizzare anche a capello asciutto, non è che non si può utilizzare a capello asciutto, ma io questa in particolare la utilizzo a capello bagnato ed è stato un best seller in assoluto. Per quanto riguarda prodotti skincare, parliamo di prodotti skincare per il contorno occhi, che sono tra i miei preferiti. Anche qui non vi sto qua a fare una testa. I patch occhi di Peter Thomas Roth, sempre con me, non posso farne senza. Per me questi sono ancora i migliori patch occhi sul mercato. Io non so come sia possibile che, tipo, dopo tutti questi anni penso che questi siano ancora i migliori patch occhi, ma sono ancora i migliori patch occhi. La formula è pazzesca, acido ialuronico, caffeina, vanno veramente a sgonfiare, ad idratare, darmi quella sensazione di freschezza al contorno occhi che pochissimi patch occhi mi danno. Li amo, pazzeschi. Se ancora non l'avete preso, cioè presumo che tutte voi almeno una volta li abbiate provati questi, perché li consiglio da talmente tanto, vi faccio una testa così che magari secondo me li avete presi. Poi altri due prodotti che sono della stessa categoria e che mi sento di consigliare entrambi, hanno due price range diversi, uno un po' più costoso, uno un po' meno costoso, sono ottimi entrambi. La formulazione non penso sia la stessa, però comunque servono un po' lo stesso purpose, lo stesso scopo. Eccomi qua, l'italiano che ritorna nel mio cervello, e sto parlando della crema, questa qui, Biossance Eye Gel. Questa qui è una crema in gel che io utilizzo sempre prima di fare il mio make-up come skin prep per il contorno occhi, per evitare di avere il contorno occhi secco, per far sì che il correttore non mi si secchi, non vada troppo a segnare le linee di espressione. Se idratate la zona, ovviamente il correttore vi durerà di più, si applicherà in maniera migliore. Se ovviamente non avete più un contorno occhi super giovane, la skin prep è pazzesca. Questa è in assoluto una delle mie preferite. Altra mia preferita a un prezzo più abbordabile, e sto parlando della crema, questa qui di Biossance, sì, di Biossance, buonanotte, questa qui di Verse, che è un brand low cost barra medium cost, non ha un prezzo altissimo. Questa qui è la Vacation Eye Brightening Eye Gel. Allora non so dirvi se ha questa azione schiarente pazzesca, ma ha una texture in gel sottilissima, perfetta per il makeup prep, perché non vi va a, diciamo, creare i pallini, perché se voi utilizzate delle creme troppo idratanti prima di applicare il vostro make-up, noterete che quando andate poi ad applicare il correttore, tipo, si formano dei pallini perché la formula era troppo idratante. Mentre vi consiglio sempre di utilizzare come skin prep delle formulazioni in gel, e questi due sono i miei contorno occhi in gel preferiti per il make-up prep. E poi ultimissimo prodotto che vi voglio citare, che per me è un best seller, anche qui prodotto che secondo me nessuno si calcola, ma cioè se ce l'avete sapete di cosa sto parlando, e sto parlando del temperino della NARS. Da quando ho questo temperino della NARS, la mia vita non è più la stessa, perché le matite prima, cioè io le temperavo e le matite non avevano mai una punta bella affilata che ti permette di fare una riga di eyeliner con la matita, di seguire il tuo contorno occhi, che faccio così il contorno labbra, intendevo il contorno labbra, ma hanno una capacità di fare una punta pazzesca. Adesso vi faccio vedere. Questa è la matita della Make Up Forever, sto temperino, cioè è magico, è di alta, altissima qualità, perché ti crea una punta sottilissima. Anche se non siete delle make-up artist, ma in generale utilizzate matite occhi e matite labbra tanto quanto le utilizzo io, questo temperino è il classico prodotto che è una noia comprare, ma poi quando ce l'avete penserete come ho fatto a vivere senza questo prodotto, perché vi rende la vita più semplice e soprattutto vi permetterà di essere più precise. Quindi per me questo qui è un best seller mai più senza, e anche qui lo consiglio da anni e anni e anni. Tra parentesi, dovrei svuotarlo perché qui sto facendo, cioè, un bordello. Io che lo utilizzo e faccio shake 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 your booty. Va bene.
Con questo direi che possiamo concludere questo video. Questi erano i miei 10 best seller da avere assolutamente, che vi consiglio, che amo, che utilizzo tutti i santi giorni e dei quali ve ne parlo da veramente tantissimo. Se avete voglia, fatemi sapere qual è il vostro best seller, se c'è tipo un prodotto che dite: io senza questo non posso stare, io senza questo non posso vivere, perché magari poi possiamo fare un video con i vostri best seller. Fatemi sapere, non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. Vi saluto, spero tanto che il video vi abbia tenuto un po' di compagnia come sempre. Vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!